Allora, Massimo Costanzo, noi abbiamo fatto un giro a Sperone, insomma, sì. Abbiamo visto che c'è poca luce su alcuni parti. Poca luce su tutti gli effetti. Puoi descriverci? Allora, sì, intanto partiamo dal Residence Fortuna, un complesso abitativo molto bello, rifinito, che però presenta una piccola anomalia, risalente agli anni 2000, anni in cui fu fatto il collaudo delle opere di urbanizzazione primaria, dove il lottizzante in maniera corretta ha ceduto al comune da parte della viabilità l'area attrezzata e la pubblica illuminazione. Io ho fatto una richiesta di accesso agli atti, ho voluto studiare la lottizzazione fatta sulla carta molto regolarmente, ma nei fatti, oggi siamo nel 2016, le immagini dimostrano che la strada sì è stata realizzata, i pali della luce sono stati messi in opera, però la pubblica illuminazione non è attivata, quindi sono passati ormai 16 anni e la gente lamenta il buio che c'è. La pubblica illuminazione non è attivata e la gente del posto lamenta infatti il buio pesto che la sera c'è e lamenta la mancanza di sicurezza, perché è noto a tutti che la condizione di buio totale agevola quelli che possono essere atti vandalici e furti che si sono verificati. L'area attrezzata adibita a parco giochi, sempre le immagini dimostrano che i giochi dei bambini sono stati completamente divelti, la piantagione è completamente come dire fuori controllo, mai scerbata, e quello che chiedo è all'ufficio decoro se può attivare un processo di riqualificazione, visto che l'area comunque risulta comunale. Sicuramente di queste lottizzazioni, come in questo caso quelle del Residence, ce ne sono molte. Io quello che voglio fare è portare all'attenzione dell'amministrazione che c'è questo stato di totale abbandono e che un collaudo fatto nel 2000, oggi siamo nel 2016, possiamo definire una grande incompiuta. Più sopra abbiamo visto il Residence Parco Vega, è una lottizzazione in corso, però già si presenta una piccola anomalia. Il lottizzante giustamente ha fatto un'apertura di un varco per area a parcheggio in curva e per aprire questo varco ha dovuto eliminare tre pali della pubblica illuminazione. E fin qui, per carità, nulla da eccepire, però togliendo i pali della pubblica illuminazione si è interrotta la continuità dell'impianto che è in serie e da mesi, quasi anni, la strada, la via Archimede che porta a Serri è completamente al buio. Quindi anche qui un problema di natura di sicurezza, sia viaria che per i residenti stessi, e situazioni di totale disagio. Quello che chiedo anche qui è di prendere contezza dei fatti che stanno accadendo e di provvedere al più presto a ripristinare quantomeno la pubblica illuminazione. Tu hai fatto delle interrogazioni, giusto? Sì, sì, io ho fatto l'interrogazione con un sollecito il 29 novembre 2016 all'assessore De Cola, qui vediamo l'interrogazione, dove appunto prendendo spunto dalla cessione che è avvenuta tra il notaio presente, il notaio Monforte, il comune di Messina e il lottizzante, sono state cedute le aree, e anche prendendo spunto da copia del verbale fatto nel 2000 sempre dal comune di Messina, qui nella seconda pagina possiamo vedere che viene proprio attestato che si certifica che le opere sono state collaudate e quindi il comune le può tranquillamente acquisire. Quindi io, per carità, non entro in merito ai fatti in sé, ma partendo da questa documentazione risalente al 2000, secondo me il percorso è molto breve e la soluzione è a portata di mano. Quindi riqualifichiamo quell'area attrezzata Residence Fortuna, attiviamo la pubblica illuminazione
destinazione. A Residence Fortuna diamo la possibilità di stare più sicuri in uno stato più decoroso. Al Parco Vega ripristiniamo la luce nella via Archimede, così fino a sera la gente che transita sia con i veicoli che a piedi può stare sicura. Poi nel merito delle lottizzazioni, che ben vengano, io non sono contro l'indotto dell'edilizia, anzi, però credo che sia opportuno per tempo far rispettare quelle che sono le norme attuative della edilizia costruttiva nei vari villaggi, perché il villaggio di Sperone, ahimè, vede troppe lottizzazioni e troppe opere incompiute. Quindi per tempo cerchiamo insieme di recuperare, di salvare il salvabile.